Buongiorno a tutti, oggi preparo scillatelle calabresi. È una pasta tipica e per le feste spesso la facciamo. Mi occorre 500 g di farina di grano duro e 220 g di acqua e utilizzo un ferretto. Inizio la preparazione. Precedentemente ho setacciato la farina. La preparazione è molto semplice. Alla farina ho fatto la fossetta nella quale metto l'acqua. Inizio ad impastare. A questo punto l'impasto è pronto, lo lasciamo riposare per mezz'ora, coperto. Nel frattempo che riposa la pasta, preparo un sughetto semplice con cipolla, peperoncino, basilico e prezzemolo, pomodoro pelato, passate di pomodoro, sale e olio. In una padella metto l'olio, aggiungo la cipolla, peperoncino, faccio soffriggere. A questo punto metto il pelato. Faccio cuocere un po' il pelato prima di mettere la passata. A questo punto metto la passata. Metto prezzemolo e basilico, il sale e faccio cuocere. Riposato l'impasto, inizio a fare la pasta. Taglio un pezzo di impasto e lo lavoro su un tagliere ruvido. Lo allungo in questo modo. Poi prendo la misura e taglio i pezzi 5 cm. E li metto nella farina. Continuo a farli tutti così e poi li passo al ferretto. A questo punto li passo al ferretto. Metto il ferretto in centro, così, e giro in questo modo. Li faccio tutti così. Se non avete il ferretto, potete usare uno stecchino lungo. E vengono uguali.
Una volta pronti, li vado a cuocere. Facciamo cuocere finché non salgono a galla, poi mischiamo al sugo e serviamo. Ed eccola pronta. Ho impiattato e messo del pecorino sopra e servo in questo modo. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.